Benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata della 13ª stagione di Buio in Sala, il vostro magazine di cinema e informazione cinematografica preferito, in onda dalle sale del The Space Cinema del centro commerciale Due Mari. Un'altra puntata piena di grandi ospiti a Buio in Sala. Sono infatti ai nostri microfoni lo stilista Anton Giulio Grande con la sua attrice Anna Falchi e Lucio Pellegrini, il regista attualmente in onda su Sky con la fiction Il Miracolo, scritta e diretta da Nicolò Ammaniti. 900 Fashion Dinner è stato l'evento presso il ristorante 900 che ha visto protagonisti lo stilista internazionale Anton Giulio Grande e l'attrice Anna Falchi, ovvero lo stilista lamentino che ha festeggiato i 20 anni di carriera e una delle sue attrici modelle feticcio, Anna Falchi. Allora, Anton Giulio fa 20 anni di carriera e la domanda che subito mi sorge spontanea: è stato più emozionante esordire a Piazza di Spagna o fare 20 anni di carriera? Ma entrambi in modo diverso. Lì c'era l'incoscienza di un ragazzino che sognava Piazza di Spagna perché la guardava in televisione quando era un bambino pieno di sogni, vissuto nel sud Italia. Fare 20 anni di carriera è un traguardo importante, è una fede dei bilanci, perché comunque è un numero importante. 20 anni, sono felice di questi 20 anni per come li ho vissuti, e soprattutto è un numero importante, però sono felice perché ho compiuto questi 20 anni essendo ancora abbastanza giovane. Non sono, di solito 20 anni si compiono più in là. Io ho dato questi, in realtà io lavoro da molti più anni, però ho dato questo inizio 1997, appunto perché è stato l'anno della mia prima volta in alta moda, del mio debutto con i grandissimi a soli 23 anni e Piazza di Spagna, che è il coronamento della mia vita. Tu hai debuttato con le sorelle Fontana, poi con Gattinoni, poi vabbè, sei esploso con il tuo talento. Allora, il mondo della moda era difficile, come poi si è scoperto, quindi ti sei buttato con incoscienza forse in questa strada? Con incoscienza, con passione, con tantissimo amore, però devo dire, avendo anche dei momenti di difficoltà, di incertezza, di incontri con persone sbagliate, soprattutto sono quelle che mi hanno fatto un po' perdere tempo, ma mai l'entusiasmo, perché è un mondo bellissimo che ho sempre desiderato. Prendo il bene e il male di questo mondo e alla fine, in questi 20 anni, facendo un bilancio, voglio ricordare le cose belle che ho vissuto, e alla fine ho questa tendenza, mi piace ricordare le cose belle sempre. Tu sei sempre questo approccio estremamente positivo. Tu sei uno stilista ormai internazionale, non ti sei fermato alla Calabria, nemmeno all'Italia, nemmeno all'Europa, ma hai sempre un rapporto privilegiato con la tua terra, con la Calabria, con le tue origini. Lo fai per tenere i piedi per terra oppure è un tuo atteggiamento istintivo, inconscio, proprio essere profondamente umile nonostante i grandissimi livelli? Ma bontà tua, mi hai dato una bellissima definizione. Io penso che recidere le radici da persone poco intelligenti, da persone ignoranti. Le mie radici sono qui, io sono fiero delle mie radici, della mia famiglia, di come sono cresciuto, del mio livello culturale, degli studi effettuati, e penso che negarle oppure dimenticarle da persone che insomma non hanno anche, come posso dire, una propensione verso il futuro. Senza passato non può esserci il futuro. Per me la mia famiglia e le mie radici sono un punto di riferimento. Ti ripeto, sono nato qui, ho sognato qui, sono cresciuto qui, mi sono formato qui, ho sognato le mie ambizioni e la mia voglia di riscatto. Pertanto è bellissimo ritornare per ritrovare me stesso e per ritrovare anche tutto il mondo che ho vissuto, che ho trovato cambiato, modificato, però ugualmente, a piccole dosi, ugualmente emozionante. Un piccolo assaggio del livello a cui Anton Giulio è il fatto che sei seduto accanto ad Anna Falchi, una delle più grandi attrici italiane, anche un sex symbol del cinema italiano. Prima di tutto, prima avete glissato elegantemente sull'inizio della vostra amicizia, per non dare siamo più o meno coetanei, credo, quindi insomma abbiamo fatto i primi passi insieme, abbiamo iniziato che eravamo minorenni, quindi insomma è vero. Ma io volevo sapere da Anna Falchi la prima volta che ha visto un vestito di Anton Giulio Grande, cosa l'ha colpita nello stile, nell'abito? La magnificenza, come dicevo, di me sono una cosa di semplice, dico semplice è un'altra categoria. Te lo indossi ed è tipo un guanto, ti sta perfettamente, chiaramente, sa cos'è la donna e come vestirla.
Anna Falchi è una delle più grandi, una delle più note, una delle più celebri attrici del cinema italiano, che ha cominciato con Marco Risi, quindi neanche con l'ultimo arrivato. Poi hai attraversato il cinema italiano, hai fatto anche teatro, hai fatto televisione. C'è ancora un sogno nel cassetto, qualcosa che vorresti fare per realizzare qualcosa che ancora non hai fatto? Sì, cambiare mestiere. Lo auguro il più velocemente possibile. Sì, è vero, è vero. E se non avessi fatto l'attrice, cosa avresti fatto? L'architetto. Hai anche studiato da architetto, no? No, magari, però diciamo è una passione che ho continuato a coltivare tutta la mia vita. Ho sempre più interior designer, ecco, se vogliamo. L'arredamento è una cosa che faccio per me, per le persone a me care, gli amici, della consulenza, e diciamo che ho abbastanza talento in quello, e quindi è sempre comunque una forma d'arte, una creatività, cioè sono sempre delle cose che comunque hanno a che fare poi anche col mio lavoro. Tu appunto hai cominciato con Marco Risi, poi hai fatto un sacco di film con Enrico Oldoini, ma hai fatto anche tantissimi film di successo, hai anche aperto una casa di produzione, prodotto dei film che hanno avuto risultati importanti. Oggi il cinema italiano, se un film va bene il cinema italiano è rinato, se un film va male il cinema italiano muore, almeno così dicono i giornali. Dal tuo punto di vista di attrice, di produttrice, appunto anche davanti e dietro la macchina da presa, come sta il cinema italiano? Sta a pezzi, lo possiamo dire, tranquillamente. E come lo dicevano i Lumière, che l'hanno inventato il cinema è un'invenzione senza futuro, e purtroppo così sarà, perché sarà sempre più alla portata di un click, e la gente comodamente da casa, dai vari mezzi tecnologici a loro disposizione, se lo guarderà comodamente dal divano di casa, sempre di più. Purtroppo le sale cinematografiche faranno una brutta fine come il teatro, così, però sono sicura che dopo tutta questa crisi del cinema, del teatro, così, prima o poi ci sarà un ritorno al passato, perché sono sempre luoghi in cui uno poi si rifugia per sognare, per evadere. E l'ultima domanda, se dovessi ricominciare oggi, ricominceresti col cinema, con la televisione o col teatro? Non ricomincerei mai. Oggi come oggi no, come ti dico, guardo sempre, sono un po' romantica e nostalgica e malinconica, se vogliamo. Lucio Pellegrini su Il Miracolo, una fiction creata da Niccolò Ammaniti. Sorge soprattutto spontanea una domanda, il tuo percorso cinematografico d'autore era fino ad oggi abbastanza lontano da queste tematiche, da tematiche che poi sono anche abbastanza tipiche di Niccolò Ammaniti. Come è avvenuto, come ti sei avvicinato a questa materia, per te inedita probabilmente? Beh, insomma, diciamo che già nell'ultimo periodo mi era capitato di fare anche un film per la TV ambientato in Afghanistan, quindi su toni molto drammatici, che si chiama Limbo, era tratto da... Sì. Da un romanzo di Vladimir Mazzucco. Era mia intenzione provare a spostarmi con Niccolò. Comunque c'è un rapporto personale e di stima reciproca che va avanti da anni, e quindi diciamo che è stato abbastanza naturale per lui coinvolgermi in questa avventura insieme a Francesco Munzi e condividere con me delle scelte di messa in scena, di atmosfere, di racconto, che poi abbiamo cercato di realizzare durante queste lunghissime settimane in cui poi abbiamo realizzato Il Miracolo, sostanzialmente. E appunto, proprio con la messa in scena, ci sono praticamente i registi, siete in tre, perché c'è appunto Munzi, c'è anche Ammaniti, la sua prima esperienza da regista. Però il risultato, dalle prime puntate che abbiamo visto in TV, è particolarmente coerente con se stesso dal punto di vista estetico e anche narrativo. Come avete messo in scena i vostri sguardi, che sono molto autoriali, molto personali poi? Guarda, noi abbiamo fatto moltissimo lavoro di preparazione insieme, ci siamo raccontati e riraccontati e visti tutto quello che più o meno avremmo voluto girare, come avremmo voluto farlo e con quali intenzioni all'interno di ogni scena, di ogni situazione prima. Poi ci siamo sostanzialmente divisi, nel senso che Francesco ha girato alcune parti, io altre, e Niccolò più o meno è stato è passato da un set all'altro, da una situazione all'altro, e nell'ultima parte ha girato anche delle cose poi in autonomia alcune settimane, quindi diciamo piano, ha fatto un po' di apprendistato all'inizio, poi piano piano è entrato
diciamo in modo molto, come dire, riuscendo a lavorare anche da solo. Sì. Perché insomma comunque era una prima esperienza su un tipo di racconto molto complesso, e anche produttivamente, non soltanto da un punto di vista artistico. Sì. Quindi abbiamo cercato di integrarci mettendo insieme le nostre esperienze, le nostre differenze, le nostre visioni, e anche secondo me il risultato è abbastanza coerente da quel punto, sì, di vista. Siamo sorpresi. Cioè è incredibile vedere in genere al cinema, ma anche in televisione, quando ci sono più mani alla sceneggiatura, soprattutto alla regia, può vedersi una differenza, non dico qualitativa, ma stilistica. Invece qua è perfettamente in linea. Beh, diciamo che anche quando abbiamo girato noi separatamente, comunque c'è sempre stato un lavoro di scambio molto forte con Niccolò, che sapeva molto bene quello che voleva dalla storia che stava raccontando. Poi avevamo condiviso soprattutto un desiderio di provare a creare una tensione continua, sì, che è sicuramente aiutata dalla situazione, che diciamo è molto estrema, sì, e anche dall'immagine della Madonna, del sangue che in qualche modo riverbera su tutto il racconto in ogni momento, anche sulle parti, sì, che sembrano più distanti, no? Sì. Però partendo da questa sensazione, da questo concetto che veniva espresso abbastanza naturalmente dalle immagini, abbiamo provato a raccontare una tensione un po' strisciante, un po' continua all'interno di ogni momento, sì, e un po' questa è rimasta la cifra generale, e anche nelle altre puntate penso che tutto questo sia abbastanza coerente, insomma, sì, perché poi sono 8 ore che è come un lungo film. Sarebbe, di 8 ore, appunto, sì, oggi i serial danno l'opportunità che magari non dava il cinema, nel senso di creare una storia molto più ampia, sì, narrativamente, quindi si approfondiscono meglio diversi aspetti. Sì, diciamo che per un romanziere come Niccolò, che ha capacità di produrre così tanto materiale narrativo, è proprio, diciamo, il formato giusto, diciamo, perché sì, spesso i film tratti dei suoi libri, non so, pensa Come Dio comanda, così, sì, sì, sono state delle riduzioni un po' troppo scarne, no? Mentre in questo formato 8 ore di racconto, sostanzialmente 7 ore e mezza, perché è sono perfetto per lui, della sì, 50, no? Secondo me sì, dà proprio, sì, l'opportunità a chi ha quell'approccio alla scrittura, all'approfondimento dei personaggi, delle situazioni, alla coralità, di trovare poi un'espressione compiuta. Sì. E quindi spero e penso che le prossime puntate comunque confermeranno questa coerenza di cui mi stai parlando. Allora dimmi, chi ti ha dato quella statua? Quando ha cominciato a lacrimare? L'ho alzata, è leggera, è goccia sangue, è una pazzia. Tu adesso devi concentrarti sul referendum. E io in questa storia mi gioco tutto. I valori amatici cambiano in continuazione, come se fosse viva. Se il Vaticano divulgasse la notizia, lei avrebbe un grave problema di ordine pubblico. Ho avuto un'illuminazione e io avevo bisogno di un segno. Se conoscessero una cosa così, le loro vite cambierebbero. Quel volto è una risposta? Questo è il primo passo per svelare il mistero. Se è arrivata a te in questo momento, è perché tu hai un compito. Che ne pensi dei miracoli? Tu hai fatto anche già diverse fiction in TV, come anche Tutto può succedere, quindi sei abituato a uno sviluppo narrativo più ampio. Ma parlando di te come autore del tuo cinema, tu hai già una cifra stilistica molto ben precisa, perché poi ci sono alcuni tuoi film come I figli delle stelle, La vita facile, che sono dei piccoli gioielli
quasi riprendono quella famosa tradizione della commedia all'italiana, sì. Non italiana, sì, ma sì, all'italiana. E sì, hai messo sì. nel Miracolo, hai messo qualcosa di tuo, qualche tua ossessione da autore? Hai messo qualcosa di tuo, insomma, dal punto di vista stilistico e autoriale? Beh, guarda, intanto innanzitutto c'è una grande condivisione sul tema, nel senso che è un argomento che ossessiona Nicolò, ma anche me nella mia vita personale e privata, quindi ci siamo molto trovati su quello. E poi la cosa su cui veramente ho cercato di mettere di più ed è la cosa un po' il mio specifico, al di là del tipo di dono che affronto nella storia che racconto, perché poi a me mi piacerebbe essere il più eclettico possibile, anche se qui in Italia non è esattamente una cosa che premiante, sì, però, sì. Però mi è un po' lo sguardo sui personaggi, quindi di tenere questa grandissima, una grande attenzione alla messa in scena anche dal punto di vista del racconto della psicologico dei personaggi. Sì. E qua i personaggi si muovono in un mondo molto scuro, molto, molto teso, molto cupo, sì. Molto disperato e anche vitale, anche se a volte in modo, come dire, anche un po' deteriore, però ecco, diciamo, cercando di mantenere questa tensione sul personaggio, diciamo che penso che ci sia una coerenza forte rispetto a quello che ho fatto fino adesso, anche se a volte i contesti erano diversi, sì. Le situazioni erano diverse, però c'è quel tipo di attenzione, di sguardo, di orecchio nella messa in scena, proprio di musicalità della scena in sé, insomma, che è abbastanza, è un po' in cui mi sento molto, molto, come dire, rappresentato molto bene anche per quello che sto diventando, che sono diventato, per come sto crescendo, ecco, sì. Per come sto evolvendo io umanamente e anche spero artisticamente, perché è un po' comunque un'opportunità che è molto bella anche da quel punto di vista questa serie. Sì, ma anche appunto parlavamo prima di alcuni tuoi film del cinema, Figli delle Stelle e La vita facile, i primi che mi vengono in mente, anche i più belli, i più riusciti, sono proprio molto riusciti perché c'è una particolare attenzione ai personaggi e agli attori anche. Claudia Pandolfi, Pierfrancesco Favino, ma anche Vittorio Puccini, sì. Che hanno dei ruoli, cioè non sempre loro come attori hanno preso un ruolo giusto, invece nei tuoi film c'era proprio esatto. Ma anche qua il lavoro di casting è stato fondamentale, l'abbiamo sì. Fatto insieme, ogni scelta è stata su 120 attori, l'abbiamo ponderata e riponderata, per cui poi diciamo molto del lavoro si fa nella scelta, sì. e assegnare il personaggio, l'attore giusto al personaggio giusto fa già molto, e quando sbagli in partenza poi assolutamente devi recuperarlo. Anche perché non so quanto sia voluto, ma non avete preso volti noti. Avete preso grandi professionisti, ma no, non volti noti. Abbiamo preso quegli attori che ci sembravano più giusti per le parti. Infatti, a prescindere non, da questo punto di vista, lavorare con Sky è ottimo, perché loro non hanno quel tipo di condizionamento rispetto magari a altri, diciamo, produttori, finanziatori o di televisione, di cinema. Sì. E quindi a quel punto di vista lì siamo riusciti a lavorare con grande libertà, e questo alla fine paga sempre. E poi dopo c'è il lavoro sul set che... Comunque, soprattutto quando si protrae per tante settimane, è molto delicato, perché c'è da tenere comunque, si passa da girare le scene della prima puntata a scene dell'ottava nello stesso giorno magari, e bisogna sempre sapere dove si sta e trovare la cifra giusta e trovare una coerenza nella crescita e nello sviluppo dei personaggi, nelle reazioni e nelle relazioni interpersonali tra di loro, insomma c'è un lavoro di grande preparazione, grande attenzione continua, sì. In questo senso. E in questo c'è molta continuità rispetto alle cose che ho fatto fino adesso, spero, con sì. La mia caratteristica questa, che è anche forse la cosa per cui Nicolò mi ha chiamato, credo, sì. Prima di tutto, ecco. Ma poi, dimmi. E no, questo insomma, questo, oltre al fatto che poi appunto magari c'è da costruire un immaginario e abbiamo pensato così che insieme, lavorando giorno per giorno, anche con Francesco, saremmo riusciti a trovarlo, a creare una credibilità in una situazione che comunque non è per nulla realistica, sì. E che quando è accaduta in contesti un po' diversi anche rispetto a come si sviluppa la nostra storia. Sì, infatti, sì. Finendo con il cinema, io credo, penso, spero che tu continuerai a fare film per il grande schermo. Puoi dirci qualcosa? Non ti chiedo specifiche, però magari se puoi accennarci sui progetti futuri al cinema, ma anche da tanto dal grande schermo, dal 2012, sì, se sbaglio. Perché purtroppo ho avuto un progetto. Ti ha assorbito la televisione, molto, poi.
po' quello, un po' un progetto molto complesso che devo fare, alla fine non sono riuscito a montarlo, e quindi ho passato un attimo di tempo, dopodiché dovevo fare questo film un annetto fa, poi c'è stata l'opportunità invece di fare Miracolo, ho scelto di fare Miracolo, adesso farò un film presto con la Fandango, quest'estate, che è di nuovo è molto un film di personaggi, e corale e con toni, con un po' come piace a me, mescolando un po' mescolando i generi, toni, poi mescolando generi e toni, insomma, anche se come ha un impianto di scrittura forte pure questo, insomma, quindi come hai fatto anche con Figli delle Stelle, sì. Poi anche sì, esatto, sì, questo è un po' diverso perché è più uno scontro di psicologie, sì. Ed è, insomma, adesso però appunto finché non incomincio, come si sa nei film, sì, vabbè, assolutamente, infatti perché sono quasi soltanto tutto pronto ancora, però insomma tra poco dovremo cominciare le riprese, io ho voglia di tornare per un film e ci torno, insomma, c'ho un paio di progetti che voglio realizzare nel prossimo futuro, ecco. Sì, ma è più faticoso girare una serie televisiva o un film a livello fisico proprio? Allora, se la serie televisiva è come Miracolo, decisamente Miracolo, decisamente la serie televisiva, perché abbiamo girato alla fine 24-25 settimane, tutti i giorni, molto spesso di notte, quindi arrivi alla fine che sei veramente barcollante. Però poi dipende, perché i film hanno il loro specifico, magari uno in poco tempo invece devi cercare di ricreare il massimo, e questo è una grossa difficoltà pure, no? Perché in poche settimane devi trovare quell'atmosfera, quella magia, quella cosa, quello stato di grazia che a volte c'è, a volte non c'è, per il tempo è più difficile. Sì. Per cui, vabbè, sono veramente due cose analoghe, ma decisamente parallele. Sì. Anche perché poi la televisione è spesso un lavoro più collettivo, adesso diciamo questo è un opera di Niccolò in partenza, perché tutta roba sua, però è sempre un lavoro più collettivo. Perché mentre un film è più comunque di base è una cosa che per cui tu poi ti ritrovi da solo col tuo oggetto è un lavoro più solitario, lo abbandoni al pubblico, però comunque sei solo con lui per un bel periodo di tempo e anche dopo, sì. Quindi c'è un po' di differenza, però insomma diciamo io mi piace, mi diverte, è bello, credo che ci sia l'opportunità oggi di riuscire a spaziare e soprattutto di riuscire a alzare la qualità della produzione televisiva, credo che le nostre serie in qualche modo vanno in direzione, ecco. Assolutamente. C'è molto investimento, prima c'è stato tanto investimento in scrittura proprio in termini di tempo, c'è stato molto investimento sul set da tutti i punti di vista, ma non solo economico, proprio quello del tempo, della scelta, della cura, dell'attenzione, dell'approcciare ogni giorno della nostra lavorazione come se fosse l'ultimo in cui potevamo girare qualcosa nella nostra vita, ecco. Quindi credo che questo poi alla fine un po' si senta sullo schermo. Sì, assolutamente. Sì. È un po'. Spero che sia, diciamo, che funzioni, che piaccia al pubblico, che diventi anche un modello da un punto di vista del genere, che si riesca a uscire da anche in televisione da per forza degli scritti prestabiliti, ma riuscire a lavorare invece magari più su delle situazioni, su dei personaggi, su uno specifico che è nostro ma non solo, che è italiano, che però è anche, può essere anche universale, ecco. Internazionale, sì, perfetto. Infatti questa serie infatti è stata venduta praticamente ovunque. Sì, ho letto, è andata sul mercato estero anche bene. Sì, sì, è venduto dappertutto, va in onda addirittura doppiata in Inghilterra in prima serata, quindi insomma... È comunque una cosa di un certo orgoglio, non succede mai con le serie italiane. Assolutamente. Buio in Sala si conclude qui, non posso salutarvi senza prima avervi raccomandato di andare a vedere tutti i film in programmazione al Centro Commerciale Due Mari e al Centro Commerciale Le Fontane del circuito The Space, controllando gli orari e i giorni di programmazione al sito thespacecinema.it, di seguirci su tutti i social agli indirizzi che vedete in sovrimpressione. Ancora una volta, arrivederci, guardate tantissimi film e Buio in Sala.